La telenovela tra PD e 5 Stelle continua. Maria Elena Boschi, fedele a Renzi, esclude possa mai esserci un lieto fine. Di Maio, fedele a Salvini, schiaccia la palla alzata dal capogruppo Delrio. I temi che io ho lanciato ieri sono nel contratto di governo. Poi, se il PD vuole votarle, magari ha l'occasione di redimersi. Controordine anche dai nuovi inquilini del Nazareno. Quelli che dietro le quinte lavorano per il dialogo pensano che solo parlarne in questo momento rischia di pregiudicare scenari futuri. Competition is competition. E da qui al 26 maggio il PD di Zingaretti e il Movimento 5 Stelle di Di Maio corrono tutti e due in competizione per il secondo posto. Ma cosa succederà dopo il 26 maggio? Il voto per il Parlamento europeo sarà un nuovo Big Bang per la politica italiana? Qualcuno lo spera, altri lo temono, tutti si organizzano per il day after. Ovviamente la prima mossa toccherà al vincitore, ma Toti e Meloni già si preparano, uno guarda da tempo in direzione Salvini, l'altra ha già cominciato a imbarcare i primi fuoriusciti dal partito di Berlusconi. C'è un centrodestra possibile, composto da Lega e Fratelli d'Italia sicuramente, che può vincere. Dal laboratorio Sicilia, che a Gela vede in pole position il candidato votato da PD e Forza Italia, Gianfranco Miccichetta è tutt'altra lezione e sogna addirittura in chiave nazionale un nuovo patto del Nazareno tra moderati. Scenari azzardati in attesa del voto, certo davanti a risultati clamorosi in un senso o nell'altro le forze politiche attualmente in campo rischiano di deflagrare. Gli occhi di tutti sono puntati sul Movimento 5 Stelle. Di Maio terrà, stupirà tutti e se invece dovesse risultare al di sotto delle aspettative, il dialogo PD 5 Stelle potrebbe ricominciare con altri interlocutori, altri leader da dove si è interrotto un anno fa. Le forze del socialismo democratico, Sanchez e PSOE, che erano 3 anni fa date per morte, sono arrivati quasi al 30% del consenso della Spagna. Qualcuno immagina già uno scenario spagnolo con Zingaretti e Fico al posto di Sanchez e Podemos, ma per ora è fantapolitica. E nel gioco del chi parla con chi non bisogna dimenticare che il protagonista resta Mattarella. Chi parla con lui sa che persino lo scenario di elezioni anticipate non è un tabù.